Ciao ragazzi, bentornati. Torno nel capitolo, diciamo, nella sezione delle mie lezioni, chiamiamole così, setup e dintorni. Andate a vedere tutto quello che ho fatto, vi metto il link della playlist. Oggi un mio amico mi ha portato questo meraviglioso Fender Jazz, tanto per cambiare, mi capitano chissà come mai tutti i Fender, soprattutto Jazz, per cambiare i pickup. Ha scelto tra l'altro dei pick-up abbastanza, direi, buoni, per non dire i migliori in assoluto, con cambio corde, le migliori in assoluto, cambio condensatore, il migliore in assoluto, e schermatura. Mi sembra aver detto tutto. Quindi vi faccio vedere per chi magari ha dubbi in merito o altro come si cambiano pick-up, visto che tutte le altre cosine le avevo già fatte vedere nei video precedenti. Vi farò vedere semplicemente come si cambiano pick-up, senza guardare elettronica o altro, perché ne avevo già parlato. A dopo. Smonto le corde, come ero dimenticato. Smontare le corde, mettere sempre un po' di cartone tra il tavolo e il basso, altrimenti la vostra moglie, la compagna, il marito, quello che è, vi uccide. Ci vediamo tra poco. Allora, una volta tolte le corde e chi ha il battipenna, ovviamente va tolto anche quello. In questo caso no, perché è uno di quei corpi che sono fatti in questo modo, quindi non hanno l'apertura fino a pick-up. Cosa ho fatto? Ho semplicemente staccato tutti i cablaggi, o meglio, quelli dei pick-up in questo caso, anche se a questo punto li rifarò tutto il circuito con i cavi, quelli che uso io un po' meglio, vi faccio vedere dopo, e allentato i due pick-up. Questa è la massa che in questo caso viene da sotto al ponte, quindi la lascio. La risaldo dopo. Molto facilmente andate a togliere, sempre delicatamente, perché comunque, a meno che non vi siano rotti, sono sempre pick-up che potete rivendere, riutilizzare in futuro. Quindi occhio, perché quando si toglie il coperchio, diciamo, è facile, con una carciofitata, un'unghiata, andare a interrompere l'avvolgimento. Quindi toglieteli e il mio consiglio è innanzitutto segnarvi che pick-up sono, da dove sono stati tolti e quando, in modo che se passano anche degli anni ve lo ricordate, perché nel mio caso non l'ho fatto, è successo che ho dei pick-up e non ho idea da dove l'ho tolti. Rimettete il coperchio in modo che, anche se ci inciampate, non andate a danneggiare l'avvolgimento. Stessa cosa per il pick-up al ponte. Quindi si toglie. E faccio la stessa cosa. Ora, prima di farvi vedere come si cambiano, quindi pick-up, come si fanno le saldature, i cablaggi, i collegamenti, dovrò fare la schermatura. Siccome ho già fatto un video in merito, tra l'altro su un altro Fender Jazz, tralascio questa parte e mi ricollego quando sono già nella fase del montaggio di questi meravigliosi. Vi faccio vedere ancora una volta Custom Shop 60 Fender. A dopo. Allora, già che ci siamo, vi faccio vedere come si cambia, se mai qualcuno avesse dubbi, un condensatore. In questo caso è per me il miglior condensatore della storia, questo, ovvero questo mostro la telecamera. È veramente semplice. Buon saldatore, bello caldo, 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 caldo.
sono, vedete, appunto, diciamo, della massa, dove ci fanno appunto tutti i cavetti neri, diciamo così, e questa linguettina del potenziometro del tono, quindi quello più vicino all'ingresso del jack, le due estremità del condensatore vanno saldate semplicemente una in questa linguetta qui, e una dove ci vanno appunto i cavetti che vi dicevo prima. Non serve a nulla fare pallocco di stagno, assolutamente, anzi, lavorino più pulito e preciso possibile, meglio è. Quindi basta proprio fargli fare contatto, assicurarsi che abbia preso bene bene, sembra di sì, e ci siamo. Questo è per quanto riguarda il condensatore. Ora, tra poco passo al pick-up. Allora, sono pronto più o meno per il pick-up. Allora, non guardate il discorso schermatura, quindi in questo caso ci sono dei cavetti in più che servono per collegare tutte i vari vani che ho schermato, quindi tralasciate questo cavo e questo che mi sono scordato di passarlo, comunque due cavi neri lasciate stare. Questo, cioè, probabilmente l'avrete anche voi, va ricollegato dove vanno tutte le masse che viene dal ponte. Questi sono i pick up a sto shop. Possono sembrare identici e può essere anche una cosa scontata, ma io ad esempio quando ero molto piccolo, circa 52 anni fa, pensavo fossero di dimensioni uguali. Ve lo dico, quello al manico è leggermente più corto, quindi se li mettete così, vedete c'è circa 3 mm di differenza, più o meno. Quello più corto va al manico, quello più lungo al ponte. Vedete la bellezza di questi pick-up? Oltre a dare questi spettacolari cosini, in dotazione, servono appunto per, cioè, sia diciamo, la gommina che va sotto, per poi poterlo regolare, sia questa placchetta, che serve appunto per, vanno un po' a riprendere i vecchi pick-up rumorosissimi che captano Radio Maria e molte altre cose. Quindi con questo sistema qui, schermando tutto, si manda tutto a massa e si risolve tanti problemi, o almeno ci si prova. Come si fa? Molto semplice. Si prende il pick-up, si fa passare due cavi dal foro, sempre molto delicatamente perché ovviamente si sta parlando di roba costosa, di valore e anche molto fragile. Tiriamo, tiriamo insieme due cavetti, iniziamo a mettere in posizione il pick-up. Dicevo, in questo caso ho la schermatura, quindi dovrò fare anche un lavorino per non farla vedere. Questi sono i due cavi del pick-up che io per il momento me li ci faccio un nodino, così non li scambio con gli altri. Non che succeda niente, ma voglio essere sicuro. Quindi, stessa operazione identica per questo. Faccio passare i cavi di sotto e poi lo posiziono e poi vi faccio vedere come si saldano. Allora, una volta che avete questi quattro cavetti, quindi due di questo, e uno che viene probabilmente da sotto il ponte, non vi resta che
Ovviamente dovete avere cablato tutto per benino, controllato che le saldature reggano, condensatore anche. Io di solito metto la piastrina, qui diciamo, nella posizione al contrario, ma nell'ordine giusto. Quindi qui ci andrà jack, questo sarà il potenziometro di lui, il volume di lui. Facilissimo. Prendiamo i due cavi del pick-up a manico, bianco e nero. Il bianco va qui, si vede? Quindi nella linguetta di mezzo del potenziometro. Il nero qui, dove c'è attaccato quest'altro cavo nero. Bridge, ponte, pick-up al ponte, il bianco di nuovo nella linguetta nel mezzo, non so se si vede bene, il nero qui dove c'è i cavetti neri. Quello del ponte io lo metto qui, così non mi sbaglio, quindi sul potenziometro del tono, dove c'è anche il condensatore, lo metto qui dove c'è i collegamenti dell'altro cavetti neri. Ok, inizio a saldare e poi ci dovremmo essere. Qui rimetto le sue vitine originali, poi ovviamente i pick-up si regolano dopo, si accerta che funzioni tutto, si rimette le corde. Poi si regolano, tanto sì, che si dà una strintina giusto per fermarli. Allora, partiamo da lì. Ovviamente il saldatore è sempre molto caldo per fare le buone saldature. Basta veramente un attimo. Poi nero mettiamo qui. Basta proprio appoggiarlo, se poi vedete che è venuta male, ritirate una passatina. Poi bianco del bridge, questo più o meno deve essere il risultato finale. Quindi tutto ben saldo, saldato, saldo. Ora, quando andate a girare questo aggeggio qui, che oggi non mi viene termini, la piastra, control plate, come cazzo si chiama, state attenti perché il bombardone e il condensatore ostruito della Fender occupa 10 volte di più di posto rispetto a condensatorini di serie, diciamo. Poi, nel mio caso, c'è un monte di cavi in più perché ho fatto la schermatura, quindi devo stare attento anche a quello, non so se sarà anche il vostro caso. E l'importante è che quando andate a piazzarla, non rimangano cavi nel mezzo, che poi quando andate a stringere le viti li schiacciate e si rompono. Quindi fate un lavorino fatto bene,
mettete già i cavi, diciamo, in una posizione che quando poi appunto vado a richiudere non rimanga niente nel mezzo. Poi per verificare che tutto vada, attaccate il gecchettino, mettete anche solo una corda provvisoria, ci date o date due colpetti sui pick-up, provate tutto. Quindi tono a zero, che bada tutto, veramente tutto, quindi tutte e due pick-up insieme, che può succedere che vadano in controfase, un pick-up solo, tono tutto aperto, tutto chiuso, bla bla bla. Ok, ora finisco, poi richiudo e poi si vede se va. Allora, quando avete rimontato tutto, ora io ho già provato, quindi ho rimontato tutte le corde, eccetera. Basta una per vedere, per sentire se funziona tutto regolarmente. Allora, cosa fare? Possibili problemi. Innanzitutto, sentite che esca ovviamente il suono. Poi, provare un pick-up alla volta col tono tutto chiuso. In questo caso, il pick-up al manico, apro il tono, se c'è differenza vuol dire che è collegato bene. Poi richiudo, chiudo anche questo, non deve suonare nulla, c'è il caso anche che succeda che con tutto spento suoni lo stesso. Apro lui, riapro il tono, lascio aperto e apro anche questo. Ci sta che ci sia un suono quasi fastidioso oppure che non suoni proprio, vuol dire che c'è qualcosa che non va, o cavi al contrario, controfasi, eccetera, eccetera. In questo caso suona tutto bene, richiudo il tono. Quindi direi che funziona. Rumori non ne fa anche col tono tutto acceso, quindi anche se diciamo metto il gain veramente al massimo, non c'è ronzì, non c'è suoni strani, quindi direi che il lavoro è andato bene. Ora provo un pochino al basso, mi ci diverto un po' e poi ci vediamo ai prossimi tutorial. Thank you.